Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi vi racconterò un caso di true crime, italiano o internazionale. Per il caso di oggi siamo in Florida. Vi racconterò infatti la storia di Gregory Ramos. Iniziamo. Siamo in Florida, precisamente a DeBary, una piccola cittadina sulla sponda orientale del fiume St. John's, a nord della città di Orlando. Qui vive la famiglia Clevenger, composta da Gail, suo marito e tre figli. Ma scopriamo meglio chi è Gail, la mamma. Gail Elaine Clevenger nasce il 4 luglio del 1972. E ha quattro sorelle e un fratello. I suoi genitori sono da sempre un punto di forza per la famiglia. D'altronde, crescere sei figli non era stato sicuramente facile. Gail cresce in un contesto felice e sereno, un contesto che la renderà impavida, divertente e molto indipendente. Da sempre, con un temperamento artistico, Gail inizia a prendere lezioni di violino, oltre che di pittura e di disegno. Dopo essersi diplomata alla Merritt Island High School nel 1990, si iscrive all'Università di Miami alla Facoltà di Architettura. Dopo essersi laureata con il massimo dei voti, riesce subito a trovare un lavoro ben remunerato in uno studio. Gail, però, non è interamente felice. La donna è sposata da qualche anno, ma suo marito è molto violento. Grazie all'aiuto e alla vicinanza di amici e della famiglia, riesce però a divorziare e ad allontanare quell'uomo che l'aveva resa infelice. Da lui aveva avuto un figlio, Gregory, che rimane con lei. Nonostante il trauma e la difficoltà a rifidarsi degli uomini, conosce un nuovo ragazzo con cui non troppo tempo dopo si sposerà. Lui si chiama Daniel Clevenger. Con Daniel è tutto diverso. Lui la fa vivere serena e la fa sentire amata e lei inizia a sognare di creare una famiglia, cosa che accadrà perché con lui avrà altri due figli. Per il caso di oggi siamo arrivati al 2018 e Gail vive con suo marito Daniel, suo figlio Gregory avuto dal matrimonio precedente e i due figli avuti con Daniel. Ogni aspetto della sua vita è davvero positivo. Ha una bella famiglia, ha un bel lavoro. L'unica nota un po' stonata è il rapporto con suo figlio Gregory, che sta vivendo l'adolescenza e quindi gli attriti madre e figlio iniziano ad essere all'ordine del giorno. Ma ora fermiamoci un attimo e conosciamo meglio Gregory, chiamato da tutti Greg. Gregory Ramos nasce nel 2003. Fin da piccolo non ha un carattere molto socievole, motivo per cui ha pochi amici e spesso ama fare attività in solitaria. Fin dalla più tenera età frequenta i Boy Scout e anche un corso di karate. La mamma, Gail, per non farlo sentire troppo a disagio, visto il suo carattere introverso, partecipa anche lei ai raduni del gruppo scout e alle lezioni di arti marziali. Nel 2018 Gregory ha 15 anni e frequenta la scuola superiore. È un ragazzo che non si distingue dalla massa, né in senso positivo né negativo, sia a livello sociale che in campo scolastico. A volte esce con gli amici, ma spesso e volentieri a casa, nella sua stanza, a giocare al computer. La sua passione sono i videogiochi e la musica. Spesso infatti resta sveglio fino a tarda notte con la musica nelle orecchie e lo sguardo fisso in un game. Ha anche una passione verso il mondo delle forze dell'ordine, tant'è che diventa un membro dell'unità esplorativa della polizia locale. Il rapporto madre-figlio dunque era teso, i due non riuscivano mai a trovare un punto d'incontro, ma d'altronde è qualcosa di tipico durante l'età adolescenziale. Gail sapeva benissimo che suo figlio era molto intelligente, ma che semplicemente non si applicava così tanto nello studio, preferiva ascoltare musica e giocare al PC. Nel novembre 2018 Greg ha qualche difficoltà in più con la materia di biologia, cosa che renderà le discussioni tra madre e figlio sempre più accese, fino a sfociare in qualcosa di terribile. Arriviamo infatti alla giornata del 1° novembre 2018.
sera, nella casa al numero 35 di Alicante Road, ci sono solo Greg e Gail. Il patrigno, Daniel, era via per un viaggio di lavoro e solitamente lui faceva da mediatore alle discussioni tra madre e figlio. I due fratelli di Greg sono via, anche loro. Considerando i brutti voti che stava prendendo in quel periodo, Gail inizia a discutere con suo figlio. E ora arriviamo al giorno seguente. Tutto è apparentemente nella norma. Greg va a scuola e le lezioni procedono normalmente. Al termine della giornata scolastica, il 911, il numero delle emergenze, riceve una telefonata da un ragazzino che pare essere molto agitato. 911, where's your emergency? I just got home and my house is completely trashed. It looks like someone broke in the side door. How long have you been gone? I've been gone all school day. Okay. I've got home. Are you there by yourself? Yeah. How old are you? I'm 15. Okay. And my mom's car is here and it's on and she's not home and she's supposed to go to work today and I can't find her. Okay. Your mom's car is there. Is there any other way she ever gets to work? Does she ever get a ride from anyone else? No, it's on. The car is on. It's turned on. The car is on, and you're sure she is not there? I searched the entire place. I've been here for like 8 minutes. I've been looking. Okay. I can't find her. Okay, I want you to stay on the phone with me. We are not going to disconnect until I have an officer that is with you, okay? Okay. Okay, did you see anyone leave the house? No. Okay. Stay on the phone with me. I'm making a couple of notes. Are you safe where you're at? Yeah, that doesn't seem like there's anyone here. I checked the entire house because I was looking for her, but she's not here. Nella telefonata dunque Greg racconta di essere tornato a casa da scuola e di aver trovato la porta d'ingresso della sua abitazione tutta distrutta e poi anche la casa a soqquadro. Inoltre dice di aver trovato l'auto della madre accesa nel vialetto, quella che avrebbe dovuto usare per recarsi al lavoro. La madre però non era in casa e lui non aveva idea di dove fosse. Immediatamente vennero mandati degli agenti sul posto, che trovarono Greg molto agitato. Mentre un agente interrogava il ragazzo, gli altri iniziarono ad ispezionare la casa. Era evidente che la porta d'ingresso era stata spaccata, così come molte cose all'interno della casa, che era stata completamente saccheggiata. Non era però un semplice furto, sembrava qualcosa di più violento, più grave. Non si capiva perché tutta quella casa così distrutta in quel modo. Inoltre, come detto dal ragazzo, l'auto della madre era a casa, nel vialetto. Ma cos'era successo a Gail? Era forse stata rapita? Era scappata di casa, ma allora che senso avrebbe avuto questo saccheggio? C'era qualcosa che non tornava. Gregory venne portato alla stazione di polizia locale per farlo tranquillizzare e per tenerlo al sicuro perché era chiaramente molto agitato e confuso. D'altronde sua madre era scomparsa in circostanze apparentemente molto violente. Daniel, il marito di Gail e patrigno di Greg, era lontano e non poteva ancora stare accanto al ragazzo. Greg decise dunque di contattare un amico intimo trovato all'interno dell'unità esplorativa della polizia, ossia Ken Jones. In breve tempo Ken si presentò alla centrale per dar supporto e conforto al giovane Greg. Gli investigatori iniziarono a fare delle domande a Greg per capire un po' la dinamica dei fatti, ma ad un certo punto si resero conto che il viso del ragazzo era pieno di lividi e in più punti. Venne chiesto a Greg il motivo e lui disse di aver litigato quella mattina a scuola con un compagno. Non dava però nessun altro dettaglio. Era molto vago, cosa che insospettì immediatamente gli investigatori. Greg cercava continuamente di cambiare argomento e non diceva neanche il nome della persona con cui aveva litigato a scuola. L'investigatore dunque si mise in silenzio ad osservare il ragazzo, sia per vedere che cosa dicesse, sia per vedere il suo atteggiamento corporeo. Greg infatti si muoveva in modo molto agitato, molto sconnesso.
Si toccava i capelli, si massaggiava gambe e braccia e si proteggeva gli occhi con la mano. Insomma, aveva oggettivi atteggiamenti autoconsolatori. Mentre rispondeva alle domande, poi teneva le braccia conserte, quindi aveva un atteggiamento difensivo di chiusura nei confronti degli agenti. Greg raccontò all'investigatore che era presente nella stanza che il giorno prima era stato fuori casa tutto il giorno ed era rientrato alle ore 20:47. Non ricordava però poi la cena con la madre, cosa molto strana visto che si ricordava esattamente l'orario in cui era rientrato in casa. Ad ogni modo disse che era stata una serata come tutte le altre. Poi l'investigatore gli chiese più dettagli sul rapporto che aveva con sua madre. Greg rispose che era tumultuoso ma normale, con i soliti battibecchi che un figlio ha con la madre. Poi gli venne chiesto se avesse mai provato ad alzare le mani su sua madre e lui rispose subito no, non lo farei mai, e lo ripeté ben 3 volte di seguito cercando di rassicurare sia l'investigatore che il suo amico che era lì presente per stargli accanto. Era chiaro ormai che il ragazzo stesse facendo davvero di tutto per apparire calmo e soprattutto per apparire come una persona inoffensiva. Fino a che, dopo un'intensa ora di interrogatorio, l'investigatore gli fece una domanda diretta per fargli capire che non stava credendo alle sue bugie. «Che cosa è accaduto, Greg?» gli chiese. E a quel punto, all'improvviso, il ragazzo fece switch. I already told you what happened. Tell me you didn't kill your mother. I didn't. Who killed your mother? I have zero clue. Who took the shit out of your house? Well, you just told me. Apparently it's my friends. And when did they think they did that? I have zero fucking clue. Do you honestly believe the things that are coming out of your mouth? Yeah. So when your buddy says that you told him you killed your mother, he's lying. I got an argument with my mom. She slapped me across the face. She began to hit me. She started beating me. I didn't like it, so I strangled her to death. Alright? I put her in a wheelbarrow. I put her in my car. I took the car. I had a mental breakdown where I almost committed suicide 3 times. I drove around Daytona. I dropped the wheelbarrow in some random ass location. And then I drove back to the church. I began to dig a hole. I dig a hole right under the fucking fire pit. I dug a pretty deep hole. Pretty deep, deep enough to fit a body in, alright? All this time, my mom's decomposing body, I dragged it from my car to the fire pit. In which case, I tried to cut the wedding ring off her finger because I wanted to pawn it, but I couldn't because I didn't have a knife strong enough to cut bones. Oh, well, whatever. Anyways, so I dug that hole. Threw her body in there. Insomma, Greg era passato dall'essere tutto pacato, un po' stoico, e a definirsi innocente, a switchare completamente nel giro di pochi secondi e iniziare a confessare tutto, senza freni, senza pause, in modo del tutto gelido. Riassumendo il tutto, Greg raccontò che sua madre quella sera l'aveva rimproverato e picchiato, visti i suoi voti scolastici, e lui, innervosito da questo fatto, l'aveva strangolata a morte per poi metterla in una carriola, portarla in auto e guidare, tentando il suicidio per ben 3 volte. Si era poi diretto nella città di Daytona e lì aveva abbandonato la carriola in un punto a caso. Poi era tornato indietro, dirigendosi alla loro chiesa, la River City Church a DeBerry. Lì aveva scavato una buca a
accanto ad una sorta di braciere. Poi aveva cercato di tagliare il dito della madre in cui lei portava la fede nuziale per poterla poi rivendere e ottenere dei soldi, ma non era riuscito a tagliare l'osso. A detta sua non aveva abbastanza forza, così mise il cadavere nella buca, la ricoprì di terra e se ne andò. La mattina dopo chiese un passaggio ai suoi amici per andare a scuola. Disse di aver anche pensato la notte prima alla scusa ideale per la scomparsa di sua madre. Che se ne fosse andata da sola era improbabile, disse. Così inscenò il furto in casa e poi il rapimento. Ma c'era un altro dettaglio non da poco di quella giornata. Dopo aver ucciso sua madre, Greg chiese ai due suoi migliori amici, Dylan Siglarik e Brian Porras, di aiutarlo a coprire il crimine, pensando che loro gli avrebbero coperto le spalle. Greg però si rese conto, da come parlava l'investigatore, che i suoi amici erano già stati sentiti e che probabilmente avevano già confessato la cosa. Ed effettivamente era proprio così. In quel modo, quel giorno, venne fuori la verità. La sera del 1 novembre 2018, una volta che Greg era tornato a casa, lui e la mamma si erano messi a discutere. Greg si era arrabbiato così tanto che decise di strangolare a morte sua madre Gail. Ma come poteva nascondere le tracce dell'omicidio? Doveva portare via il cadavere da casa. Così andò in giardino, prese una carriola, tornò in casa, ci caricò sopra la madre senza vita e la portò nell'auto. Una volta raggiunta la loro parrocchia, prese un piccolo sentiero sul retro, raggiungendo una sorta di brace che si trovava poco distante, e lì accanto iniziò a scavare una fossa molto profonda, dove poi mise il corpo della madre. Poi tornò a casa e cercò di capire come coprire il tutto e come trovarsi un alibi perfetto. Proprio in quel momento decise che la cosa più furba sarebbe stata inscenare una violenta rapina. La mattina seguente Greg contattò Brian e Dylan, i suoi migliori amici, chiedendogli di passarlo a prendere, anche perché la sera prima era successa una cosa molto grave. Al telefono però non specificò che cosa. Lo disse ai suoi amici una volta che arrivarono a prenderlo con la loro auto. Proprio durante il tragitto verso la scuola, Greg confessò loro di aver ucciso sua madre. Quel giorno i tre ragazzi tornarono a casa prima dalle lezioni, saltando l'ultima ora. Greg, Brian e Dylan iniziarono a costruire la scena del crimine. Misero a soqquadro casa, spaccarono la porta d'ingresso e poi racimolarono gli effetti personali di Gail, per poi portarli dove era sepolto, nascondendoli lì vicino. Tra l'altro, Brian e Dylan approfittarono del momento per rubare alcuni beni del loro amico Greg, tra cui i suoi autoparlanti, l'arco da caccia e addirittura il suo PC. Quando i suoi amici poi andarono via da casa, Greg fece la telefonata al 911 per denunciare la scomparsa di sua madre Gail. A quel punto Dylan decise di farsi avanti con la polizia perché secondo lui a breve sarebbero stati scoperti, anche per il fatto che avevano rubato degli oggetti da casa Clevenger. Brian invece non voleva confessare nulla, anche se poi si sentì messo alle strette. D'altronde, come poteva ormai uscire come innocente dopo che il suo amico aveva già parlato? In seguito alle confessioni di Brian e Dylan, il giovane Greg venne messo alle strette e finalmente confessò. Poi venne caricato su un'auto della polizia e portato alla chiesa per mostrare agli agenti dove fosse sepolta sua madre. In quel tragitto addirittura Greg raccontò di quanto fosse stato faticoso mettere il cadavere dentro la buca. In seguito al ritrovamento del corpo, i tre amici vennero portati al Dipartimento di Giustizia Minorile per essere arrestati e processati. Il 4 novembre i tre amici fecero la loro prima apparizione pubblica. Nonostante avesse 15 anni, Gregory venne condannato con una pena da adulto e accusato di omicidio di primo grado di sua madre Gail, oltre che accusato di abuso di cadavere e manomissione di prove. Per evitare un umiliante processo e soprattutto per evitare l'ergastolo, Gregory si dichiarò colpevole di tutti i suoi crimini. In aula chiese anche scusa per tutto ciò che aveva commesso e si definì pentito dell'accaduto.
disse infatti queste parole: a causa delle mie azioni non conoscerò mai davvero mia madre. Non solo ho privato me stesso di mia madre, ma anche tutti gli altri. Ho fatto un danno irreversibile al mondo. Greg concluse poi la sua dichiarazione chiedendo pietà per i suoi amici Brian e Dylan, dicendo queste parole: non meritano di essere incarcerati per colpa delle mie azioni, non si erano resi conto della portata del crimine e quando sono stati arrestati hanno collaborato pienamente con la polizia. Per favore, rimandateli a casa dai loro amici. Gregory Ramos è stato condannato a 45 anni di reclusione per l'omicidio di sua madre Gail. Sebbene la sua idoneità alla libertà condizionale sia fissata dopo 25 anni, sarà in libertà vigilata a vita. Dylan venne trattenuto per 309 giorni sotto stretta sorveglianza senza il permesso di cauzione. Dopo 309 giorni venne poi chiesta come cauzione una cifra di $200,000, cifra che Dylan non si poteva permettere. Alla fine ha trascorso ben 828 giorni in carcere fino all'8 febbraio del 2021, per poi essere accusato di complicità e omicidio di secondo grado. È stato dunque condannato a 10 anni di libertà vigilata. Dylan chiese poi perdono alla famiglia della vittima e la famiglia di Gail gli rispose: va bene, sei perdonato. Questo perché videro sia il suo sincero pentimento, sia la sua collaborazione immediata con le forze dell'ordine, che effettivamente c'era stata. Brian, invece, a differenza del suo amico, venne subito liberato perché la sua famiglia, che era più benestante, offrì una cauzione immediata di $100,000. Dopo il suo rilascio, Brian si diplomò e poi si iscrisse all'università. L'8 luglio del 2021 fece la sua comparsa in tribunale con il suo avvocato che evidenziava il suo comportamento tra il crimine e il processo. In quegli anni Brian si era dimostrato un membro sano e costruttivo della società, a detta sua e del suo avvocato. Ma né la giuria né i familiari di Gail in questo caso furono così accomodanti e gentili come nel caso di Dylan. L'accusa chiese che Brian venisse incarcerato per 828 giorni, ossia lo stesso identico tempo che Dylan aveva passato dietro le sbarre in attesa del processo. Vennero poi anche chiesti 10 anni di libertà vigilata. In questo caso la famiglia della vittima, come detto prima, non fu clemente con lui come invece erano stati con Dylan. Questo perché Brian aveva cercato in tutti i modi di nascondere le informazioni cruciali sull'omicidio e non aveva collaborato minimamente con la polizia, sperando poi anche di farla franca. Brian venne dunque condannato a 14 anni di libertà vigilata con i primi 364 giorni da scontare dietro le sbarre. Ma ora, alla fine di questa storia, ricordiamo per un attimo Gail, una donna brillante, sensibile, una mamma attenta e premurosa che voleva ogni bene per i suoi figli. Era anche un architetto di successo, molto amata dalla sua famiglia e dai suoi amici. Una donna che aveva dato la vita a Gregory, quel figlio tanto amato che poi a lei la vita gliel'avrebbe tolta. L'assurda storia di Gregory Ramos termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di Real Crime.